Ragazzi, prima di cominciare volevo dirvi che se volete acquistare le magliette di Geppo lo Zingaro trovate il link sotto in descrizione. Proprio così, le uniche magliette venerete con il vino. Potete trovare 4 tipi di maglietta diversa, ovviamente del colore che preferite. Nella vita servono poche cose, che le poche devono essere importanti. Senza dimenticare ovviamente le tazze e le cover. Vivere bene è un piacere e la mia maglietta ti dà questo potere. Quindi se volete acquistare trovate il link sotto in descrizione. No figo, stavo troppo pensando una cosa. Signor Clinton, buongiorno, qual buon vento veder. Non è vero, no, signor Clinton, non è bello vederla. Come sta? Tutto bene? Ma figo, sai com'è, solite cose. Insomma, ci fosse Jack Sparrow sarebbe più bello, ma mi accontento. Ah ok Frank, in quale modo insomma per festeggiare questo grandissimo ritorno? Non mi farà esplodere la pazienza, vero? No figo, ma che pazienza, anzi una bellissima poesia, la vuoi sentire? No Frank, ti ringrazio, ma niente poi sia per l'amor di Dio. Ah figo, io te lo dico lo stesso. Ma Frank, io sinceramente farei anche a meno, comunque. Ah figo, l'incomprensione dell'arte proprio non la compatisco. Senti che roba. La sguattera nel portico, i panni non lavava, preferiva il falegname e la sua possente clava. Signor Clinton, ho sentito abbastanza, cominciamo questo video che è meglio. Comunque raga, io sono Flayne, bentornati. Siamo qui oggi su GTA 5. Perché? Perché non lo so. Come si dice, no, nei vari video, io questo video non lo volevo fare. Io, signor Clinton, questo video non lo volevo fare, insomma, non lo volevo più vedere. Salve. Ma suo figlio dove è andato, di bello? Ah, figo, non mi parlare di quella disgrazia che mi viene solo da bestemmiare. E allora non ne parleremo, signor Clinton. Prima di cominciare questo video, raga, prima che possa andare proprio tutto male, vi lascio un bel pollicione su, mi raccomando, magari commentatevi qua sotto con scritto il biliardo, che è l'unica cosa bella che ho visto finora. Ma figo, per forza, la poesia non si può vedere, si può solo sentire. Infatti sarebbe stata proprio quella, Franklin, guarda. Comunque, signor Clinton, morale di questa bellissima fiaba, mi spieghi un attimo cosa succede quest'oggi? Perché io vedo la sua fidanzata che prende il sole, vedo... Basta. Ma figo, vedrai che adesso bestemmio. Ma allora, signor Clinton, come non detto, facciamo che guardiamo le stecche da biliardo qua e siamo a posto, va bene? Vai che belle. Ma figo, mi ricordo, super canone compatto con Jack Sparrow, più o meno lungo qua. Signor Clinton, non me lo dica. Raga, vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, @flay93. E anche, raga, mi raccomando, seguitemi su Twitch, dove vado in live tutte le sere all'incirca dalle 9 fino a facciamo mezzanotte. Non lo so, robe del genere, succedono cose magiche, tra cui, raga, le mega rampe randomizzate. Quindi, mi raccomando, raga, trovate il link sotto in descrizione o anche sotto bloccato nei commenti. Ma figa, esatto, quando è che mi porta a puttana in live? Non è possibile. Signor Clinton, stia zitto, santa madonna, che già se mi passano i video è un miracolo. Se mi passano. Comunque, signor Clinton, mi spieghi cosa devo fare quest'oggi, perché io ho sentito poesie. Ma figo, praticamente devo riuscire ad allontanarmi da casa. Sai, ho promesso a... non mi ricordo il nome, che insomma, sarei stato un buon padre. Avrei passato la mattinata con la delusione. Cosa che immagino, Frank, tu ovviamente non vorrai fare. Sì, figo, ma figurati, devo passare un'intera mattinata della mia vita assieme a quel coglione. Ma stiamo scherzando. Ok, Frank, dato che non vuoi passare la mattinata da bravo padre, quale sarebbe il programma? Cioè, tu non stai con tuo figlio? Ma figo, perché devo andare a sparmi un trucco. Ah, ok, Franklin, quindi tu vai. Va bene, non chiedo più niente, Franklin. Ok, inventati qualcosa. Ah, sì, figo, lascia fare me. L'idea è veramente geniale. Figo, senti la cosa. Ho pensato che, insomma, non riesco a stare con il coso stamattina. Con, com'è che si chiama? Con la delusione. Il bambino. Sai, figo, è una cosa troppo urgente da fare. Ma cosa? Ma, figo, praticamente devo recarmi al centro per comprare dei polli. Signor Clinton, ma che cazzo sta dicendo? Ah, figo, lasciami farcelo in pugno. Ma che in pugno, Franklin? Ma, figo, lasciami fare. Franklin, Nessuno in centro vent poli. Ma figo, sì che li vendono, sei in pratica un allevamento a terra all'ultimo piano d'un palazzo. Scusa, ma se... Beh, allora ci vediamo, tanti saluti. Franklin, posso sapere una cosa, un secondo, ma tu il cervello l'hai comprato al discount. Comunque va bene lo stesso, lasciamo perdere, signor Clinton, faccia quello che vuole, insomma. Ma figo, posso tirarmi anche l'ultima roba di Jack Sparrow. Frank, ma sei scemo, assolutamente, non andare al bong. Peccato che sono il dato per il brodo, senti che schifo, sento anche le carote, sento il sapore intenso della lattuga. Signor Clinton, sappi che comunque è un cretino, adesso... Ah, figo, quale cretino, io sono un genio, anzi, adesso devo prendere dei polli così ho l'alibi. Come hai l'alibi? Cioè tu vuoi tornare veramente a casa con dei polli, e dove li metti? Ah, figo, come dove li metto? Li metto qua dietro, apro, butto dentro il polli, poi chiudo. Cioè tu, Frank, metteresti dentro a... Va bene lo stesso, lasciamo perdere. Quindi, Frank, bellissima domanda, destinazione? Cioè vai a prendere veramente dei polli? Ma figo, prendere un parolone, li vado a rubare. Come li vai a rubare, Frank? E di grazia, dove li andresti a rubare? Così per sapere, perché sono un po' curioso. Ma figo, ok, te lo devo anche dire, scontate chi va. Signor Clinton, la prego, mi dica che non è quel che penso. Mi dica che va tipo da un grossista di polli. Ah, figo, teoricamente sì. Tra l'altro mi sono accorto ora che il gioco era disattivato con l'audio. Molto bene, lasciamo perdere, che bello. Beh, figo, Ryder sarà contento, sai com'è. Devo ancora prendere i suoi polli. Quindi, Frank, fammi capire un attimo. Tu, per non passare la mattinata con tuo figlio, vai a rubare dei polli da chi ho già capito per regalarli a Ryder, per poi poter andare ad altrione e poi poter tornare dalla tua fidanzata con l'alibi dei polli. Ah, sì, figo, non è un piano geniale. Ma tu dove lo vedi il piano geniale, santa madonna? Non fare incidenti. Ma figo, spero solo che il porcaro non sarà. Ma te, Frank, sei un deficiente, santo dio. Te, Frank, hai idea di cosa succede se il porcaro dovesse beccarti? Ma va, figo, non mi beccherà mai, è inferno.
Ma che in ferie, Frank? Quando mai sei visto un contadino andare in ferie? Cosa stai dicendo? Soprattutto il porcaro. Ma sì, figo, è pescare tutto il giorno. Esatto, Frank. Dov'è che è a pescare? Lui, punto di domanda. Ma figo, a casa sua. Ecco, molto bene, Frank. Tu adesso hai passato il campo e hai passato la zona con i suoi capannoni, eccetera. Dov'è che stai andando, punto di domanda? Ma figo, a casa sua. Molto bene. Allora, signor Clinton, lei è un cretino. Ma figo, se mi rovinate il bagaglio vi tiro al collo. Frank, potresti mollare sti polli, ma mi spiegheresti un secondo? Ma figo, pesano un sacco. Lo pensavo pesassero così tanto. Cosa cazzo vi danno da mangiare? Sì, ma Frank, quanti polli vuoi rubare? Posso saperlo? Ma figo, non lo so. Pensavo di prendere ancora uno. Non si sa mai. Sì, ma signor Clinton, lei starebbe urlando teoricamente. Quindi potrebbe arrivare il porcaro, forse. Ma va, figo, non si accorgerà di niente. State buone galline, ne prendo un'altra. Ecco, figo, così siamo a posto. Devi avere abbastanza galline. Tre polli sono perfetti. Ma signor Clinton, se lo dice lei, comunque va bene lo stesso. Andiamo via. Signor Clinton, molli i polli. Ma figo, un galletto e due galline. Cosa che devo mollare? Tutto, Frank, molla tutto. Viandante. Farò finta di niente. Fingerò di non averti visto mentre cercavi di rubare i miei polli, perché potrei andare in galera. Ma figo, signor porcaro, buongiorno. Qual buon vento? Da quanto tempo, insomma? Frank, molleresti i polli, per favore? Ma figo, non sto facendo niente. Signor porcaro, ascolti un attimo. Non è come sembra. Ho voluto accarezzare le galline. Ma che accarezzare le galline, deficiente? Frank, molla quei polli. Ma figo, che due coglioni. Adesso come faccio? Signor porcaro, c'è veramente dei bei polli comunque. Complimenti. Dopo li conterò. E se dovesse mancarne qualcuno, maledetto sia quel porco, li troverò e te li infilerò vivi uno ad uno, dritti nel culo. Ah sì, figo, non si preoccupi, volevo giusto tenerli in braccio, adesso li mo'. Sarà meglio. Ora vattene, bastarda. Frank, facciamo una cosa molto bella, andiamo via. Signor porcaro, arrivederci, è stato bellissimo. Santo Dio, i polli, cioè, dal porcaro, Frank, a casa sua tra l'altro, ma sei deficiente. Oh, figo, che c***o ne sapevo io che avrebbe... Signor Clinton, non parli. Adesso, Frank, vai via subito. Come va ultimamente allo Santos? Cioè, tutto bene? Tutto gira per il verso giusto? Circa, più o meno... Oh, sì, figo, sai com'è? Una volta mi chiamo una una volta mi chiamo... Oddio, perché devo vedere il Lando Baleno tutte le volte? Santa Madonna. Comunque, stavo dicendo, signor Clinton, lasciamo perdere le cose che fa con le donne, insomma, di strada. Ah, figo, mica sono di strada. Vado anche in appartamento, però quelle mi costano di più. Signor Clinton, di grazia, questo non gliel'avrebbe chiesto nessuno, comunque lasciamo perdere. Signor Carlo, come sta, vecchio? Un po' che non si vede anche quello. Ma figo, sai com'è, poveretto, sempre molto arrabbiato. Sai che tra poco fanno un concerto. E con Shrek. Ma sì, figo, fanno un concerto di beneficenza. Frank, signor Carlo che fa beneficenza, non mi pare molto normale. Cosa fanno con i soldi della beneficenza? Ma figo, vogliono finanziare dei terroristi per abbattere la protezione animale. Sai com'è? Per via dei cinghiali, hanno rotto tre quarti di c***o. Ma signor Clinton, domandona, sta persona lì con cui deve fare cosa? Dov'è che è? Che non vedo nessuno qua. Ah, figo, su questo palazzo in costruzione. Ah, c'è tu, Frank. Non voglio sapere niente, va bene lo stesso. Buongiorno, salve. Parcheggia qua la macchina che tanto ce la ruberanno, questo è poco ma sicuro. Salve, buon uomo. Ma c'è addirittura l'ascensore. Ah no, si fanno le scale. Cioè, tu per andare a zona ti fai tipo 60 piani con una scala così. Ah, sì, figo per forza, mi ha detto che però. Sì, ho capito, Frank. Ma sarà la solita bastarda che ti fotti. Sono tutti uguali alla fine. Ma va, figo, ma stai scherzando. Io di certe cose sono un gourmet, non ho fede. Allora mi perdoni, signor Clinton, mi perdoni, santo Dio, andiamo da sta b***a allora. Ma figo, sai, questa scala mi sta facendo venire in mente una bellissima poesia. Signor Clinton, non la voglio sentire, la prego, non voglio sentire alcuna poesia, mi fanno schifo le sue poesie, signor Clinton, non mi piacciono. Ma figo, è proprio vero, l'arte non è per tu. Signor Clinton, esatto, santo Dio. Ma Frank, sei sicuro che questa gru poi si vada ad attaccare alla parte superiore? Non è che devi andare sopra fino al tetto, poi devi buttarti di sotto. Ma figo, c***o ne so, per chiamare questo ed altro. Sì, ma Frank, ma ti vai a fottere dei rottami, non sarebbe meglio fare quelle cose casalinghe, tra virgolette. Ma figo, intendi gioco di mano, gioco da villa? No, con le tra virgolette cose che ha a casa, ci siamo capiti, signor Clinton. Ma figo, poi con il vino come la mettia? Ma signor Clinton, ma se non è mai successo niente, ma non dica minchiate. Ma figo, però sono molto affranto, perché mio figlio non ha chiesto di venire con me. Bobby l'avrebbe fatto. Ma Frank, magari perché forse tuo figlio avresti detto che saresti andato a prendere dei polli, mentre Bobby vado a farmi una baldracca. Ma anche nel caso, Frank, tuo figlio non ci sarebbe venuto lo stesso. Mentre Bobby è leso. Tra l'altro, come sta il signor Bobby? Ma figo, poveretto, si è fatto qualche giorno in ospedale per un acido, però del resto sta benissimo. Ah, molto bene, signor Clinton, molto bene. Quanto manca, Frank? Ma figo, l'ultimo piano, una troia altolocata. Signor Clinton, ma ripeto, oggi non c'è il pericolo Jack Sparrow, vero? C'è il Jack Sparrowometro, non è che impazzisce, no? Cioè, quest'oggi va tutto bene. Ah, figo, questo non lo so. Io so che è casa sua, poi non so altro. Ok, signor Clinton, lasciamo perdere. C'è proprio qua sopra. A parte che è in costruzione, Frank, ma in mezzo ai calcinacci. Poi dici che è una cosa altolocata. Ma figo, non ho detto tra... Vabbè, Frank, quella lì, santo Dio. Siamo arrivati. Quasi. Ma ti devi buttare col paracadute. Se tu, Frank, per fotterti una baldracca qua in cima, ti vai ad accoppare praticamente. Signor Clinton, ma...
Lasciamo perdere, va bene così. Signor Clinton, lei è un cretino. Va bene ugualmente. E quindi, Frank? Adesso che si fa? Dove si va? Ma figo, tu lascia fare a me. Sì, ho capito, Frank. Ma non dico niente, non dico niente. È qua? Frank, ma non c'è nessuno. Ma che posto è questo, Frank? Santo Dio. Non c'è una mazza qua sotto. Non c'è nessuno. Dov'è che si deve andare? Ma figo, forse al piano di sopra. Vabbè, andiamo al piano di sopra allora. Buongiorno. Io, Frank, vedo dei pannelli fotovoltaici e basta. Non vedo altro. C'è un finestrone. Finestrone, tra virgolette. Frank, mi spiegheresti perché c'è una zoccola davanti ai pannelli fotovoltaici? Ma figo, perché c'è un nido d'amore. Frank, nido d'amore. Lei chiama praticamente dietro delle cose. Va bene così, Frank. Approcciamo. Buongiorno, signora zoccola. Salve, come sta? Ciao. Tu vuoi sgobaforde? Ma figo, puttano, hai proprio indovinato. Figo, senti la cosa, mi manda Jack Sparrow, che non so ancora molto bene le tue tariffe. Più lungo tu caso, più grande mio scondo. Ma figo, non ti devo dare proprio niente. Senti la cosa, ma nel pacchetto insomma cosa offri? Cos'è che sai fare? Io so fare magia. No, figo, fantastico. Ma quale? Intendi con cilindro conigli? No, con caso. Ah, figo professionista del settore, mi piace questa cosa. Senta la cosa, signora adesso, insomma. Prima mette soldo, poi mette il caso. Ma sì, figo, prenda qua e tenga il resto. Ascolti un attimo, sono curioso di vedere queste cose di magia. Sa, mi ricordo che Udini mi piaceva un sacco, ma c'era un altro mago che... Dai, coglione, vieni dentro. Senta, figo, sarò sincero, io già un figlio ce l'ho, non ne vorrei avere un altro. Quindi, piano con certe cose. Porco dentro buco qua. Ah, figo, mi scusi, sii più precisa la prossima volta. Signor Clinton, può fare in fretta che non ce la faccio più, per favore? Ma figo signora, senti la roba, se facessimo tipo il giochino di Cappuccetto Rosso. Tipo che bocca grande che hai, insomma. Zito e sgoba. Signor Clinton, ci metta poco, per l'amor di Dio. Dietro una trave, con i pannelli fotovoltaici, santa madonna. Ma figo, devo dire che non è niente male, cioè complimenti. Zito e sgoba. Signor Clinton, ce l'abbiamo ancora per molto, santo Dio. Quante ore sono che lì dentro ormai? Ma figo, sono un professionista, lo so guardare il tempo. Signor Clinton, ma non si è ancora rotto le palle, mi scusi. No, figo, ormai sembrano due cocco. Zito e sgoba. Oh, figo, sono lì già ancora di buona sberla. Poi una cosa, signor Clinton, ma... Solo a me sembra che stia tremando qualcosa. Figo, ne fai di questa sera, sono di brutto. Zito e sgoba. No, signor Clinton, nel senso che non so se è lei che fa sto casino, però... Ma va, figo, per forza sono io, ma stai scherzando? Ma Frank, non lo so, non ne sarei del tutto... Ma figo, invece sì, sono diventato fortissimo, sono tipo io. Zito e sgoba. Figo, ha detto che hai rotto il cazzo. Anche a lei, però si potrebbe tirare su. Cosa cazzo sta succedendo, Frank? Ma figo, scata troppo forte, ecco cosa succede. Frank, c'è il terremoto, cosa stai... Ma figo, ma veramente? Sì, signor Clinton, si tiri su. Ma figo, io non sono convinto, secondo me è stata opera mia. Ma Frank, ma non vedi che trema tutto? Vai fuori di qua prima che salti giù tutto quanto. Frank, buttati giù, di sotto. Ecco, bravo. Ma nel senso col paracadute. Ah, figo, dillo prima. Frank, Dio santo, ma sei stupido. Vai giù, veloce. Ce la fai andare dritto qua? Prova. No, no. Signor Clinton, piano. Piano, signor Clinton, piano, con calma. No, ecco, lo sapevo che andava a finire così. Paracadute! Frank, c'è il terremoto. Vabbè, è stupido, signor Clinton. Io non posso farci niente. Ah, questo paracadute. Signor Clinton, un secondo. Ma cosa c***o? Ma figo, scappato così forte che ho tirato giù un palazzo. Spero non mi scoprono, se lo sai te che multa sarà. Frank, secondo me non hai capito una minchia. Vai giù un secondo. Santo Dio. Usi il paracadute, bravo. Paracadute. Figo, non ho fatto in tempo ad aprire. Sì, ma signor Clinton, ma lei ha pigliato un sasso in testa per essere così stupido o l'ha spompato la zona? Non ho capito molto bene perché... Ma figo, un po' tutti e due. Spostiamo la macchina intanto. Ma è mia la macchina? Ma è stupido questo. Oh, ma è deficiente. Stio buono. Non si esce da qua, Frank. C'è ancora qualcuno. Prima ho visto delle macchine, adesso non c'è più nessuno. Frank, comunque il terremoto c'è ancora. Sarebbe meglio andarsene via perché potrebbe saltarci in testa qualsiasi altro palazzo, tipo. Quello lì, Frank, è pericolantissimo, cioè. Ah, figo, io quasi quasi tiro fuori una bella poesia sulle cose rotte. Tipo le tro... Franklin, potresti stare zitto? C'è il terremoto, c'è un gufo del santo spirito. C'è il coso rotto. Andiamo via di qua, Frank, qua ci salta in testa qualcosa. Ma va, figo, tu ti preoccupi troppo, devi stare calmo. Vai sul gufo, ecco. Salve. Oddio, siete vivi comunque, andate via di qua che c'è ancora il terremoto, santa madonna, via di qua. Qua salta giù tutto, Frank. Ma figo, sono veramente il drago della f***a. Guarda che casino che ho fatto con una sgabata, sono troppo forte. Frank, non sei stato tu, è stato il terremoto deficiente, vai via di qui. Ma figo, tutta invidia, cosa stai dicendo?
Questa è assolutamente opera mia. Signor Clinton, stia zitto e vada via di qua, per l'amor di Dio. Vada a vedere come va a casa sua, se è crollato qualcosa. No, figo, un secondo. Oddio, non vorrei fosse successo qualcosa a Jack Sparrow. Sì, ma signor Clinton, ma la sua famiglia non ne frega niente della sua fidanzata e di suo figlio un c***o. C'è Jack Sparrow, va a pensare. Ah, figo, perché quelli se la cavano senza problemi. Jack Sparrow ha detto che si sparava un paio di cose stamattina. Con buona probabilità sarà incosciente sul bidet a vomitare. Sì, ho capito, signor Clinton, ma vede che è successo un casino, Dio buono. Cioè, non vede che un c***o non ne frega niente. Ah, figo, se dice ancora sta cosa sul terremoto bestemmio. Ho fatto in pratica una sc***ata apocalittica e l'onda d'urto ha scassato tutto. Signor Clinton, non ce la faccio più, andiamo via, che qua ci salta in testa qualcosa. Siamo in un punto aperto, tipo qua nel parcheggio. Poi andrai da Jack Sparrow, anche qua, Frank. È saltato giù tutto, guarda che roba. Ah, figo cazzo, me ne frega la sega. Io sono stato bravissimo, metto nella mia lista delle cose fatte distruggere una città con una scopata. Sono cresciuti dei muschi. Ma figo, sai com'è, il seme semina seme. Signor Clinton, facciamo che non le chiedo più niente, che va bene così. Tutte le volte la roba è peggio dell'altra. C'è un terremoto e mi tira fuori la chiamata onda d'urto. C'è... va bene, la zoccola è morta, tra l'altro, la zoccola. No, ma che? Ma spinto via, corsa via urlando prima. Ho dato una botta in testa perché non la volevo lasciare andare. Ho cercato di spiegarle che era colpa mia tutto quel casino. Ha detto di no, ha detto che sono un cretino. Vabbè, signor Clinton, dato che qua tra poco verrà giù. Se viene giù questo qua, Frank, ti rompe la testa. Siamo qua, signor Clinton. Tutto è male, ciò che finisce male in questo caso. Stia qua sotto. È un piacere come sempre, signor Clinton. Io se non la rivedo più sto anche meglio, quindi addio, speriamo. Ma figo, alla prossima. Tra l'altro il terremoto va ancora avanti. Figo, sono stato bravo, eh. Che pazienza, santo Dio.